Quest'anno gli altoatesini sono quasi 1000, quasi tutti preoccupati o ansiosi, c'è da scommettere pochi tranquilli, tutti comunque impegnati nella prima prova di maturità, quella d'italiano. Sbugiardati i pronostici che parlavano dei 150 anni dell'Unità d'Italia, del disastro giapponese o della beatificazione di Giovanni Paolo II. Al loro posto tutt'altro, con un'ampia scelta per quanto concerne il saggio breve, le tracce spaziavano dal tema dell'amore con testi di Verga, D'Annunzio, Svevo e Manzoni, e dipinti di Picasso, De Chirico e Klimt, fino all'alimentazione e alla politica con testi di Veneziani, Panebianco, Bobbio e Carocci. Enrico Fermi per il tema tecnico-scientifico, Ungaretti per l'analisi del testo. Quest'anno il tema storico prevedeva invece lo sviluppo di una traccia sugli anni 70 e su Hobsbawm, e ancora Andy Warhol, la pop art e l'era dei social media. È andata bene, cioè speriamo sia andata bene. Penso sia andato bene, speriamo, non mi sbilancio, dai. Chi si è preso il tempo di pensarci su e chi invece è preso da un improvviso raptus di fosforo ha fatto scorrere velocemente la penna sui fogli di protocollo. 2, 3, 5, anche 6 pagine, colonna sonora di questo scenario scolastico che per tutti segna la fine di un'era, solo il chiacchiericcio sottotono dei commissari d'esame. Quante facciate? Ho fatto 4 colonne più o meno. E sono diventate 6 alla fine, un po' girandoci intorno sono diventate 6. E c'è da scommettere che la maggior parte di loro la notte l'avrà passata in bianco, nel migliore dei casi avrà dormito qualche ora. Ma il peggio è passato, il ghiaccio è rotto e anche se la cosiddetta matura non smette di preoccupare anche il più zelante dei secchioni, è corsa iniziata, bisogna arrivare fino in fondo. Ora la seconda prova d'esame è basata sulle materie di indirizzo per ciascun istituto scolastico. Rispunta latino per il classico, matematica per lo scientifico, ma anche disegno geometrico, prospettiva e architettura per il liceo artistico. Possibilità di svolgimento della prova in forma pratica per gli istituti tecnici o professionali. Tu di che cosa hai più paura? Inglese e fisica. Tu? Inglese e fisica, siamo compagne nei dolori in questo... Sì. Questa giornata. Esatto, le prossime.